E quando si parla di giostra si parla spesso anche di libri, e sarà ripresentato ad Arezzo proprio domani questo libro scritto da Alessandro Boncompagni e Alessandro Bindi, Alberto il Cavaliere che rimò la giostra, che era già stato presentato alla Camera dei Deputati. Alberto Cavaliere è un personaggio straordinario e quindi invitiamo tutti gli appassionati di giostra ma anche di cultura e di letteratura in generale a leggere la storia di Alberto Cavaliere, che è nato intanto in provincia di Reggio Calabria, nella città di Cittanova, che fra l'altro quest'anno compie 400 anni della sua storia e quindi sarà anche lieta di omaggiare il suo forse più illustre concittadino. Ma poi ha avuto una carriera straordinaria perché è stato poeta, scrittore, drammaturgo, è stato giornalista di testate importantissime, ha collaborato con nomi come Fellini, con Ettore Scola, con Achille Campanile, era amico proprio di Guareschi, l'indimenticabile autore di Don Camillo e Sor Beppone. E quindi diciamo un personaggio che negli anni 30 fino agli anni 50 era di primissimo livello. Si è imbattuto in questa nostra città, in questa bellissima nostra rievocazione, quando nel 1936 gli è stato commissionato un testo eroicomico, una sorta di Secchia Rapita, sulla nostra manifestazione. Lui, che ha rimato di tutto, ha scritto la storia di Milano in versi, la storia di Roma, la storia dell'Inghilterra, sempre in rima, e ha rimato anche la nostra manifestazione, in chiave anche molto divertente e forse troppo moderna per l'anno in cui gliel'hanno commissionata, perché le vere eroine di questa storiella eroicomica in quattro canti sono le donne, sono le dame, mogli dei cavalieri che il giorno prima, nella storia si racconta, erano stati sconfitti, sbeffeggiati da questo terribile automa corazzato. Le donne, travestite da cavalieri uomini, tornano a Ponte Buriano, dove questa giostra si svolge, e riescono loro a debellare, a vincere la resistenza dell'automa corazzato. Quindi, ecco, com'è nata, Alessandro, l'idea, ecco, di far riaffiorare questa figura? L'idea è nata dal ritrovamento prima di tutto del volume, un volume appunto raro che in pochi conoscono, e è stato quindi girovagando per le bancarelle della Fiera Antiquaria che ho scoperto questo volume. Me lo sono letto, l'ho tenuto a casa per qualche anno e ne ho parlato assieme all'amico Alessandro Boncompagni, e quindi ci è venuto in mente appunto l'idea di provare a capire chi lo aveva scritto, e è venuto fuori appunto questo personaggio illustre. E da qui l'idea di dar vita ad una collana di pubblicazioni dedicate alla giostra del Saracino, dove appunto ci piacerebbe far conoscere la città chi in passato ha legato il suo nome alla giostra del Saracino e dà una fama nazionale. Il primo volume quindi non poteva altro che essere dedicato ad Alberto Cavaliere.